Buonasera e ben ritrovati a tutti gli amici e le amiche del Trading Club, l'unico trading in diretta su conto reale d'Italia. Io sono Leonardo Arvedi, il regista del Trading Club, mi occupo quindi di connettere idee e persone nel mondo degli investimenti. Questa sera, come ogni venerdì, andremo ad analizzare le migliori tre strategie della settimana, una per operatività con la nostra dottoressa Silvia Pallavicini, che andrà ad approfondire un argomento importantissimo nel mondo del trading, il profilo di rischio. Cedo quindi la parola a te, Silvia. Benvenuta. Buonasera Leonardo e buonasera a tutti. Io sono Silvia Pallavicini e, come ha detto Leonardo, mi occupo insieme al team di Behavioral Alpha di finanza comportamentale, che aiuta a prendere migliori decisioni finanziarie che sono più in linea con il proprio money management ideale. Questo cosa permette di fare? Innanzitutto di dormire sonni più tranquilli e anche di risparmiare migliaia di euro ogni anno in errori facilmente evitabili. Tutto pronto per partire, ma prima sigla. Eccoci qua, io e tutto il team di Alpha for All vogliamo ricordarvi qual è la nostra missione, ovvero quella di aiutare tutti gli investitori come voi a poter gestire i propri soldi in maniera completamente autonoma, senza andare quindi a dipendere dalle cosiddette sanguisughe del mercato. Ma arriviamo al cuore del nostro episodio. Tutto infatti nasce dal nostro Trading Report, un settimanale dove potrete andare a trovare più di 40 strategie. Trovate il link per scaricare il Trading Report qua sotto in descrizione. Siamo quindi alla citazione del giorno. Questa sera il Mahatma Gandhi ci ispira così. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Infatti, se vogliamo cambiare le cose che ci succedono, le cose che avvengono all'esterno, prima è sempre necessario operare un cambiamento all'interno di noi stessi. Vi ricordo che quella che state vedendo, questa live, come tutte le nostre dirette delle 20:45, sono solo la punta dell'iceberg del Trading Club. Per questo vi invito a prendere maggiori informazioni riguardo al Trading Club. Passiamo finalmente alle nostre strategie. La prima strategia del giorno riguarda un bull put sull'oro, dove andiamo a vendere la put a 1750 e come copertura andiamo ad acquistare la put 1745. Il motivo è una copertura di portafoglio dove a fronte di un investimento di 250 dollari troviamo un premio pari a 60 dollari, registrando così un ritorno sull'investimento del 24%. Per il profilo di rischio cedo la parola a te, Silvia. Questa prima strategia è proprio una strategia che ha una funzione di protezione, di copertura del portafoglio e ci consente con un solo contratto di poter guadagnare 60 dollari con un investimento di 250 dollari. Si tratta in questo caso di una strategia appunto di protezione su GC adatta ai profili anche più conservatori, come ad esempio il gruppo dei protettori. Se vuoi essere sicuro di quale sia il tuo gruppo di appartenenza, il tuo profilo Behavioral Alpha e anche, tra le altre cose, avere accesso alla checklist dei parametri di rischio e come migliorare il tuo rapporto win-loss, trovi tutto questo e molto di più in realtà nel kit di money management studiato dal team di Behavioral Alpha. Trovi il link in descrizione come sempre, se vuoi saperne di più. Mi hanno stupito in modo positivo. Ho apprezzato il coinvolgimento che si viene a creare in un, contesto di, nel contesto di una lezione. C'è sempre una disponibilità massima. Assistenza broker ti prende per mano. Ti senti appoggiato, c'è sempre qualcuno che ti aiuta. Mi sembra un bell'ambiente, giovane anche. Ecco
Eccoci con la seconda strategia della serata, una strategia in pair trading, le nostre azioni in beta, dove compriamo un contratto sull'ETF dell'oro e vendiamo il contratto ETF 11 contratti dell'argento. Il motivo è la protezione del nostro portafoglio, la copia che andiamo a tradare è di inversione, mentre l'investimento richiesto è pari a 250 dollari. Andiamo ad analizzare con la nostra dottoressa il profilo di rischio. Anche in questa strategia, tra ETF su silver e gold, l'obiettivo è la protezione del portafoglio. Quindi anche qui, di base, si tratta di una strategia abbastanza conservativa, adatta a profili come quelli dei protettori e quelli degli idealisti. Abbiamo parlato dei protettori anche prima, ma come puoi sapere se sei un protettore? Allora ti farò delle domande e se ti trovi a rispondere sì a una di queste domande, allora potrei pensare di essere un protettore. Sei generalmente una persona cauta, soprattutto quando pensi al tuo futuro finanziario? Preferisci quando c'è bassa volatilità sui mercati? Puoi essere a volte un po' inflessibile su quelle che sono le tue decisioni e anche riluttante a cambiare idea? Tendi a reagire alle situazioni in modo magari impulsivo anche sui mercati? In questo caso, allora, probabilmente la strategia che abbiamo appena visto insieme fa al caso tuo. Lorenzo, ragazzo ricco, decide di farsi dare 10.000 euro da mamma e a fare il trade. Mimmo, alla ricerca di un successo facile. Lorenzo si è tradare usando la tecnica del dado. Mimmo, inizia a copiarlo. Il dado funziona. Tre trades, tre profitti. Lorenzo è contento. Mimmo è contento. Lorenzo si innamora di una biondona. Inizia a perdere, ma non gliene frega niente. Mimmo è disperato, ma lui ha ancora fiducia e mette tutti i soldi che ha. Il dado trading non fa per lui. Lorenzo si sposa con la biondona. Mimmo è ormai allo stremo. In attesa tremolante di qualche spicciolo, sussurra: All'anemichi ed è morto. E che cornuto. Il trading che ti porterà dalle stelle alle stalle. L'ultima strategia della serata è intramarket in commodity spread trading, dove andiamo a comprare un contratto futures sull'oro con scadenza a febbraio 2021 e vendiamo un contratto futures sull'oro con scadenza ad aprile dello stesso anno. Con questa strategia andiamo a marginare 670 dollari. Parola a te Silvia per un commento sul profilo di rischio. Quest'ultima strategia con cui concludiamo, che è una strategia in commodity spread trading sempre su GC, abbiamo un margine richiesto più alto rispetto alle strategie precedenti, ma anche in questo caso la strategia è potenzialmente adatta ai gruppi dei protettori e degli idealisti. I protettori li abbiamo già visti prima insieme, ma come puoi sapere se sei un idealista, come me tra l'altro, sei una persona che tende a fare supposizioni finanziarie basandosi su fatti e dati concreti, o almeno ci si prova. Sei una persona che deve sempre tenersi aggiornato su quelle che sono le ultime tendenze, le ultime novità sui mercati e tendi a basare i tuoi trade, le tue operazioni su queste informazioni. Non vedi l'ora di scoprire la prossima grande opportunità sui mercati? Se hai risposto di sì a queste domande, è possibile che tu sia un idealista. Ti ricordo però che il nostro profilo di rischio e di money management ideale è solo uno dei fattori da prendere in considerazione quando si decide su quali strategie puntare e quali strategie inserire nel nostro portafoglio. La cosa importante infatti è tenere sempre in considerazione una cosa importantissima e che continuo a ripetere davvero sempre, se mi seguite lo sapete, siamo tutti diversi anche sui mercati, quindi anche se una strategia viene proposta da qualcuno di cui vi fidate o di qualcuno che ha comunque un'autorità nel settore, cercate sempre di renderla vostra, di aggiustare quello che è, quella che è la strategia, gli ingressi e le uscite in base a quelle che sono le vostre propensioni personali e i vostri obiettivi. Per quanto mi riguarda è tutto, lascio la parola a te, Leo.
Grazie mille Silvia, intervento davvero prezioso come sempre. Noi ti aspettiamo all'interno delle nostre trading room il prossimo venerdì, come sempre, come ogni giorno alle 20:45. Grazie Silvia. Ma prima di salutarci vi ricordo che il nostro appuntamento di domani alle 20:45 sarà con il focus sugli investimenti. Non perdetevi l'appuntamento di domani con i nostri esperti. Da parte mia per questa sera è tutto, io e tutto il team di Alpha for All vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo uno splendido inizio di weekend. Buona serata a tutti.